iscritto per 588.000 euro, facendo la decurtazione dall'importo a base di aggiudicazione della gara tra progettazione e direzione lavori meno i 40.000 euro, che è un altro falso storico, perché i 40.000 euro attenevano i frazionamenti e invece la gara è stata fatta nel 2010, la gara per un importo complessivo di tutto la direzione lavori e della progettazione della direzione lavori. Quindi lo dobbiamo verificare noi se per caso c'è stato qualche forzatura, ma a noi interessa la copertura finanziaria, perché non ci può essere debito fuori bilancio se i soldi ci sono, se alcuni, addirittura una parte di questi incarichi sono stati regolarmente pagati. E noi oggi andiamo a chiedere, voi andate a chiedere il riconoscimento del debito fuori bilancio. È un'assurdità quella che state dicendo, proprio è una via di fuga, anche se questa via di fuga apre altri scenari problematici, perché cosa significa? Non posso mica sindacare io la volontà della maggioranza, mi fa veramente riflettere che la maggioranza abbia deciso ancora di approfondire. Sono felice per voi, però il discorso è questo. Allora, com'è possibile dire che questo non inficerebbe, quindi praticamente non riesco a comprendere se da un lato ci dobbiamo preoccupare se l'atto è illegittimo, perché se non c'è copertura finanziaria è illegittimo, vuol dire che la gara non si poteva fare, va bene? Perché queste sono le poche nozioni che ho imparato in tanti anni, mica tante. E allora, se la gara è stata fatta sia per l'una che per l'altra cosa, adesso cosa andate cercando? Veramente il cavillo per potervi, non so, giustificare di fronte a quest'altra? L'ho detto, l'ho richiamato, voglio dire, l'ho messo per iscritto. Quindi, così come la questione legata alla pubblicità degli atti. Assessore, lei l'ha letto in quest'aula. Quindi il documento integrale è stato letto, è stato diffuso, è stato comunicato, è stato... Quindi di che cosa adesso si sta preoccupando, se la lettera è stata pubblicata da chi e da chi, da parte di chi non lo so e non lo voglio manco sapere. So per certo che il sindaco, quando il giorno dopo sono venuto a chiedere, così come aveva assunto in consiglio l'impegno di darci copia, mi disse candidamente: non ce li ho io le copie, vai sopra e fatele avere dall'ingegner Berardi. È vero, sindaco? Visto che era stato con l'ingegner Berardi, quindi così va. Guarda, non si possono sentire. Ma le state sentendo? I documenti ufficiali che uno chiede ufficialmente all'amministrazione, dice fatemi all'amministrazione, non si chiede nel corridoio, si chiede. Come nel corridoio? Te l'ho chiesto qua in consiglio! Sono andato oltre, sono andato! Nel corridoio non mi chiede nulla, te l'ha chiesto in consiglio quando l'ha chiesto per cortesia. Non siamo proprio alla vergogna, per cortesia. Allora, Presidente, siccome sono proprio in disavanzo, io speravo che dopo quest'ennesima figuraccia da parte del sindaco ci fosse un sussulto d'orgoglio. Ahimè, sono stato deluso. Per questo io stasera darò lettura e consegnerò nelle mani del segretario una mozione di sfiducia che la minoranza vuole presentare a questo Consiglio Comunale, da discutere ovviamente nei tempi poi previsti dal Comune. È indirizzato ovviamente al...
Bentrovati allora a questo speciale notiziario. Stiamo andando in diretta stasera, è stato un caso perché abbiamo avuto dei problemi per registrare e quindi stiamo andando in diretta. Quindi tutto quello che diciamo lo diciamo così, così come ci viene. Non abbiamo possibilità di tagliare niente e quindi abbiamo stasera abbiamo iniziato in maniera diversa, nel senso che è andato in onda, mi conferma la regia che è andato in onda, un pezzettino dell'ultimo Consiglio Comunale, quando Stefano Di Perna, che abbiamo stasera qui con noi, buonasera, l'ex sindaco di Mola, ha chiesto in maniera ufficiale, anche penso a nome di tutta la minoranza, le dimissioni dell'attuale sindaco, che si chiama Di Rutigliano, ma non è il sindaco di Rutigliano, qualche volta potevo dire il sindaco di Rutigliano, non lo dico per quelli che non sono di Mola, che perché quando andiamo sul web ci ascoltano. Di Rutigliano. Ci ascoltano anche in Australia, o no? Quando sul web, sì, dovunque. Quando noi parliamo del sindaco di Rutigliano, parliamo di una persona che si chiama Di Rutigliano, ma è di Mola. Che è stato parecchie volte il nostro ospite. È stato peraltro parecchio. Ma poi c'è un assessore Mola e c'è però l'assessore di noi Cattaro, qui qualcuno ha fatto la battuta, dice l'assessore di noi Cattaro. Abbiamo il sindaco di Rutigliano e l'assessore di noi Cattaro. Va bene, al di là di queste battute, Russo? Poi abbiamo un Russo. Io mi astengo da fare battute. Abbiamo, perché abbiamo una giunta internazionale. Abbiamo una giunta internazionale. Però, nonostante questa giunta internazionale, voglio dire, abbiamo solo Stefano Di Perna perché gli altri consiglieri e anche assessori hanno detto che per il momento loro non vogliono confrontarsi. Io non sono d'accordo, l'ho detto sempre, perché il confronto va fatto sempre e non ci sono scuse, però rispetto la loro scelta, quindi per il momento abbiamo solo la possibilità di avere singolarmente il sindaco in carica, mi ha detto che a novembre verrà, ma da solo vuole venire. Oppure andremo noi una candidatura. Andremo da solo, per il momento non vuole confrontarsi con nessuno. Sempre che rimanga, ma c'è questa possibilità che lui vada via, no? Diciamo è una formalità quella che avete fatto. Noi abbiamo, come dissi in conferenza stampa, noi abbiamo fatto sicuramente confidiamo fino all'ultimo momento che il sindaco così prenda una saggia decisione, faccia ricorso veramente ad un pizzico, come dire, di dignità personale e quindi ne tragga le conseguenze. Ecco perché avete chiesto le dimissioni, vogliamo dirlo. Noi non ci siamo alzati una mattina con l'idea di chiedere le dimissioni, ma purtroppo è quello che è accaduto in questi 4 mesi che praticamente ci ha quasi obbligato ad arrivare a tanto. Ci ha obbligato perché noi abbiamo assistito tutti ad una campagna elettorale, siccome molto spesso la gente poi si è domandata come mai si sono perse le elezioni. Io non voglio fare polemiche e non voglio fare soprattutto dietrologia. I risultati sono quelli, ancorché contenuti limitati, loro hanno vinto le elezioni. Ma la campagna elettorale, nessuno può negare che è stata una campagna elettorale proprio fondata sulla calunnia, sulla menzogna, sulla denigrazione, sulla delegittimazione. Salvo poi, a ruoli invertiti, no? Cominciare a verificare puntualmente che ogni argomento che era stato sollevato ed era stato occasione di accusa era diventato un motivo di smentita. E il problema ancora più grave è che la smentita si riduceva ad una presa d'atto che si erano dette tante falsità e non accadeva poi nient'altro. Uno pensava che a quel punto tutto fosse terminato e invece subito un'altra questione. Io vorrei ricordare a tutti, soprattutto a chi non ha avuto la possibilità di seguire il Consiglio Comunale, ma
la storia del buco di bilancio noi ce la siamo portata addosso per mesi. Le accuse che avessimo dissestato le casse comunali, 4 milioni e mezzo di debiti che avevamo lasciato, era anche lo strumento in campagna elettorale prima, ma anche dopo la campagna elettorale, come un argomento di attualità che giustificava il dolce far nulla dell'amministrazione rispetto a una fantomatica situazione disastrosa ritrovata al comune di Mola. Noi siamo stati costretti a far intervenire la direttrice di ragioneria, il collegio dei revisori, a tirar fuori atti pubblici da dove in maniera incontrovertibile si chiariva e si statuiva che i nostri bilanci non solo erano corretti e non presentavano nessun buco di bilancio, ma addirittura erano stati corretti per tutti e cinque gli anni, perché vorrei ricordare che oggi rispetto al passato ogni amministrazione al termine del mandato deve consegnare una relazione di fine mandato dove si fa praticamente la sintesi dei cinque anni, e questo viene regolarmente certificato non solo dai funzionari di ogni settore, dei capi settore di ogni ripartizione, ma anche dalla direttrice di ragioneria, dei revisori dei conti. È comunicato quindi al Ministero, alla Corte dei Conti, quindi tutti atti pubblici. Come se questo non bastasse, ci siamo ritrovati di fronte ad un'altra novità. Un pieno consiglio comunale, il primo consiglio comunale, ritirano la delibera del riaccertamento dei residui e in quella circostanza vengono fuori un'altra serie di insinuazioni, di calunnie che oscillavano da residui attivi cancellati impropriamente, addirittura all'accusa di aver utilizzato oneri di urbanizzazione per le spese correnti, addirittura di somme non introitate per chissà quale strana ragione. Anche di questo ovviamente ci siamo ritrovati a distanza di 20 giorni a tornare in consiglio comunale riportando la stessa delibera senza cambiarla di una virgola, e quindi a dimostrazione che tutto quello che si era raccontato rispondeva solo alla fantasia di qualcuno. Ma qualcuno ricorderà la cattiveria, perché io la definisco una vera e propria cattiveria, l'accusa quando hanno deciso di aumentare la Tari, che è una decisione esclusivamente loro, hanno provato a scaricare le responsabilità sulla passata amministrazione che a loro dire avrebbe trasferito il 34% del costo dall'annualità 2014 all'annualità 2015, una cosa che peraltro dal punto di vista contabile, finanziario non si può fare, sarebbe stato veramente un abuso. Anche in quel caso i convocati, i responsabili dei settori, venne fuori che tutto questo non era vero. E a questo aggiungiamo tutta la storia della scuola, del prolungamento di Via Fiume, che poi si è ritrovato ad iniziare l'anno scolastico regolarmente nel prolungamento, perché è tutto regolare, perché è assolutamente sicura, quando nel corso della campagna elettorale io ero stato un irresponsabile ad aprire la scuola incurante della sicurezza dei bambini, dei docenti e dei non docenti. Allora, tutto questo non era che il preludio, il preambolo, la goccia che ha fatto, come dire, traboccare il classico vaso, è stata quella corrispondenza sciagurata fra il sindaco e il responsabile dell'ufficio tecnico. Ma l'accusa è sottile, perché a quel punto hanno cercato di colpire il responsabile dell'ufficio tecnico, ma
laddove quell'accusa fosse stata fondata, cioè se i soldi realmente non c'erano, e lì avrebbero tirato in ballo direttrici di ragioneria, revisori, amministratori, tutto avrebbero tirato insomma, in ballo. Tutto questo, tutto falso, certificato. No, dobbiamo chiudere perché c'è il primo intermezzo. È stato certificato. Subito dopo, ci siamo, possiamo, dobbiamo chiudere, ci vediamo fra poco. Farmacia Mangiolino, dottoressa Antonia, via Cesare Battisti 155 a Mola di Bari, telefono 080 473 10 35. Mi fa piacere di rivedere costantemente. Analisi infanzia, dermocosmesi, fitoterapia, omeopatia protesica, sanitaria, celiachia, diabete. Fare l'amore. Farmacia Mangiolino, dottoressa Antonia, via Cesare Battisti 155 a Mola di Bari. Il telefono 080 473 10 35. Ma che piacere all'improvviso, accendo piano il tuo sorriso. Medilab, laboratorio di analisi cliniche in Mola di Bari. Medilab eroga servizi di analisi, prelievi anche a domicilio e visite specialistiche. Affidatevi a Medilab, il laboratorio di analisi cliniche in vico chiuso del Teatro Van Westerhout in Mola di Bari. Presso i nostri laboratori si effettuano dal lunedì al sabato approfonditi test per individuare allergie ed intolleranze. Inoltre, visite specialistiche sui disturbi del comportamento alimentare, studio nutrizionistico e medicina del lavoro. Medilab, laboratorio di analisi cliniche in vico chiuso del Teatro Van Westerhout a Mola di Bari. Consultateci allo 080 24 74 273. Vediamo questo speciale notiziario con questa chiacchierata che stiamo facendo con il consigliere Stefano Di Perna, ex sindaco di Mola, e stavamo appunto parlando di questa richiesta di dimissione del sindaco attuale, quello in carica, perché tutte le cose dette si sono rivelate essere soprattutto calunnie, accuse infondate, eccetera. Purtroppo ma l'infondatezza, Donato, è importante, è non è, come dire, decisa da noi. No, non sono stati dei funzionari del Comune. Credo che gli unici preposti a dire se i soldi stanno o non ci stanno è la ragioneria, no? Certo. E quindi direttrici di ragioneria e collegio dei revisori sono stati da noi espressamente interpellati. Abbiamo posto una domanda molto semplice ma altrettanto molto chiara, alla quale c'è stato risposto, individuando addirittura i capitoli dove erano stati impegnate queste risorse sin dal bilancio 2013, quindi non era una cosa contingente. E questa noi riteniamo che sia stata, come dire, la cosa più grave tra le tante gravi, perché si stava mettendo in dubbio l'esistenza di un finanziamento su una questione che è di per sé al centro dell'attenzione, perché mettere in discussione la fattibilità, mettere in discussione la procedibilità su tutte le attività legate al PIRT, dice Rulli, e voi potete immaginare, potete capire come questo aveva destabilizzato gli stessi soci delle cooperative, che ad un certo punto non riuscivano più a comprendere se effettivamente potevano essere tranquilli o avevano motivo di preoccuparsi. E quindi questo è quello che è accaduto a fronte di tutta una serie di domande, di riscontri, di tempi che abbiamo chiesto all'amministrazione e che fino all'ultimo consiglio comunale abbiamo ricevuto delle non risposte,
che sono praticamente sintetizzabili con o dei silenzi o delle spallucce, o addirittura, nella migliore delle ipotesi, stiamo approfondendo, stiamo vedendo, stiamo valutando, faremo e vi diremo. Cioè niente, nessuna data certa su nulla. Beh, a questo punto abbiamo ritenuto doveroso, proprio per salvaguardare gli interessi di una popolazione, di una comunità, chiedere formalmente le dimissioni. Dicevo, noi avevamo fatto appello al grado di sensibilità del sindaco, ma questo purtroppo non è accaduto e noi ovviamente... Che significa in termini concreti? Vabbè, l'opposizione, qualcuno dice, l'opposizione è chiaro che chiede le dimissioni del sindaco perché c'ha tutto l'interesse che il sindaco se ne vada, ma formalmente che cosa... Che cosa sperate voi? Che qualcuno della maggioranza... Il sindaco deve prendere atto una volta per tutte. Vabbè, prende atto che quello che gli abbiamo, che noi abbiamo ipotizzato, è la pura realtà. Noi abbiamo assistito nell'ultimo consiglio comunale ad una cosa che avrebbe gridato vendetta. Cioè il sindaco avrebbe dovuto tacitare a quel punto il vice sindaco, cosa che non è accaduta, ma non accadrà mai, non è mai accaduto fino ad oggi, perché evidentemente non è in grado, per le conoscenze che lui ha della materia, il dovere, la possibilità, la capacità di intervenire e quindi anche correggere quello che un suo collaboratore, una sua collaboratrice sta facendo. Tanto è vero che questo equivoco è stato ripreso da altri organi di informazione che esattamente sabato mattina, durante una chiacchierata che purtroppo ho dovuto fare anche lì da solo perché non ho capito perché non partecipò nessuno della maggioranza, venne fuori che il sindaco aveva detto pubblicamente che stava cercando di recuperare il rapporto con i funzionari del comune, mentre al tempo stesso il vice sindaco diceva che comunque non è soddisfatta delle risposte avute dalla direttrice di ragioneria e dal collegio dei revisori e che quindi intende approfondire. Allora, delle due l'una, o si cerca di chiudere questa vicenda e andare avanti, se si riesce ad andare avanti dopo quello che giustamente un altro diceva, non è neanche lecito o neanche regolare che tu a una persona prima gli tagli la testa e poi gliela vuoi attaccare con lo sputo, così diceva Città Nostra qualche giorno fa. E mi sembra che l'esempio fatto è assolutamente pertinente, perché quello che è stato, ripeto, cioè quello che sta avvenendo in questi giorni, visto che tu fai politica da quando eri un ragazzo, forse non si è mai registrato. Cioè, stiamo assistendo, precedentemente il fatto che non ci si confronti, il fatto che non si interviene alle vari incontri, è capitato in campagna elettorale, cioè, è passato inosservato. È una cosa, io la ritengo una cosa molto grave, il fatto che anche oggi loro non vogliono confrontarsi con nessuno, è una cosa che sicuramente non è questa la democrazia. Sicuramente non va bene questo atteggiamento. Io mi auguro che cambi questo atteggiamento prima possibile, però dobbiamo registrare questo atteggiamento che in tanti anni mai successo. Il consigliere De Silvio, De Silvio ha dichiarato nell'ultimo consiglio comunale, avendo lui forse qualche anno, un anno o due di esperienza più della mia, ha confermato che lui non ha memoria
di una situazione del genere in tutti questi anni. Ecco perché, voglio dire, far finta che non è accaduto niente, io credo che noi avremmo avuto sulla coscienza un atteggiamento silente, indolente, che ovviamente i cittadini non ci avrebbero perdonato. Ascoltami, ma sicuramente, diciamo, per essere concreti, voi avete fatto questa mozione di, avete presentato questa mozione di sfiducia con richiesta di dimissione del sindaco, però se non viene votata da qualcuno della maggioranza rimarrà là, quindi non succede niente, giusto? Certo, ma voglio dire, no, deve quindi rimanere agli atti anche il voto della maggioranza. Perché o voi sperate che qualcuno della maggioranza noi possa... Noi non dobbiamo, Donato, e credo che i cittadini siano d'accordo, perché voglio dire, noi abbiamo anche recepito le istanze di una larga fetta di cittadinanza. Può apparire strano, ma anche una larga parte di persone che a loro dire hanno votato per questa amministrazione e che non, non si aspettavano un degrado simile. Noi vogliamo lasciare traccia, come rimane traccia anche di chi si è espresso fino a questo momento e poi deve sintetizzare in quella circostanza quello che ha detto con quello che deve fare. Noi non abbiamo da, come dire, pregare nessuno, perché noi non stiamo ricercando nulla se non la verità, e quindi ad un certo punto, se deve essere un problema di coscienza, deve essere un problema di coscienza per chi è stato giustamente critico e forse in alcune circostanze è stato più critico e feroce della stessa opposizione, della stessa minoranza. Beh, adesso è un problema, cioè, di coscienza, diciamo, loro, diciamo, non la nostra. Tu ti riferisci naturalmente a De Silvio, che ha avuto espressioni critiche nei confronti di questa maggioranza, pur facendo parte del PD, che non è entrato in maggioranza ma che sostiene dall'esterno questa maggioranza, e anche di, del consigliere Albero Tanza, anche lui molto critico. Lo dico perché li ho invitati tutti e due, stasera non potevano venire, ma sicuramente, allora, io invito, saranno ospiti di questa trasmissione a breve, spero, mi auguro, sia De Silvio che io mi auguro sempre in contraddittorio, ecco, speriamo che accettino almeno loro, che sono politici di vecchia data. Io invito i cittadini che hanno la voglia e la possibilità di sentire la dichiarazione fatta in consiglio comunale dal vice sindaco, quando ha deliberatamente detto che certe scelte sono state portate avanti, sono state prese e portate avanti dalla maggioranza, così si è espresso. Un secondo dopo è intervenuto De Silvio dicendo l'esatto contrario. Allora questo cosa sta a significare? Che De Silvio è parte della maggioranza o non è parte della maggioranza? Non sono io che lo devo definire, sono chiarimenti che devono avere al loro interno, perché se in quella maggioranza invocata dal vice sindaco fa parte anche il PD, beh, scusate, quell'intervento è fuori luogo. Se invece in quella maggioranza non è anche considerato il Partito Democratico, e allora è legittimato l'intervento del collega De Silvio. Quindi perché dovrebbe avere vincoli, obblighi? L'unico vincolo è quello alla propria coscienza e alla coerenza. Quindi voi sperate che De Silvio possa... Non spero niente. Possa
Io non devo, sì, il non problema, devo passare il messaggio, no, il problema è questo, che noi opposizione andiamo alla ricerca. Sì. Io l'unica cosa che spero, e lo dico pubblicamente, è che il sindaco abbia un momento di dignità, un sussulto d'orgoglio, e che lasci questo compito che forse non è per lui. Perché, perché è, voglio dire, non è intervenuto una volta a limitare gli interventi degli assessori, compreso l'ultimo assessore che fa l'interrogazione a me. Parliamo del Saponaro. Com'è questa scelta di questo ingegnere Saponaro che poi ha fatto, qui a Mola uno stage e poi completamente, che cosa è successo? Ma qui case, che cosa è successo? Che è stato chiamato da, da questa amministrazione a, a far parte di questa giunta. Ci sono state delle critiche perché dice, ma è possibile che a Mola non abbiamo un giovane, anche un tecnico che possa essere capace? Siamo stati costretti ad andare a prendere addirittura da noi Cattano. Beh, queste mi pare sono state critiche. La Belotanza, il consigliere. Sono state critiche di Belotanza che ha rivolto la maggioranza, e voi potete immaginare anche perché. Noi da questo punto di vista non ci siamo assolutamente espressi, perché noi ovviamente volevamo esprimere dei giudizi in corso d'opera, quindi nel merito, e devo dire che purtroppo ci sono state diverse occasioni anche di non dico confronto aspro, però ci sono stati, voglio dire, motivi di conflitto, perché evidentemente l'inesperienza porta questi, questi nominati ad avere un atteggiamento un pochino fuori. In effetti abbiamo una giunta, no? Che è fatta tutta da persone che per la prima volta si cimentano in questo ruolo, quindi è normale, al di là della loro onestà intellettuale, ma sono tutte persone che si ritrovano per la prima volta, alcuni senza che neanche sono passati mai dal Consiglio Comunale, a ricoprire questo ruolo di assessore. E dobbiamo fare un intermezzo pubblico. Dal 1993 l'esperienza dell'impresa Edile Chimienti è al servizio della clientela per lavori edili di ogni tipo. Ristrutturazioni, costruzioni, edificazioni di volte a botte, a stella e a vela, in pietra o in tufo, secondo tecniche di antichissima tradizione. Un'impresa d'eccellenza sia nella ricostruzione e ristrutturazione, sia nell'edificazione di immobili civili, industriali e rurali. L'impresa Edile Chimienti è a Mola di Bari, in via Canudo 47, telefono 080 47 46 415. Riprendiamo l'ultimo spezzone di questa trasmissione, siamo sempre con il consigliere Di Perna, ex sindaco di Mola, non abbiamo altri perché poi sta diventando molto difficile, perché i confronti non li accettano. Mi auguro che le cose possano cambiare, perché avremo veramente difficoltà a fare trasmissioni, perché giustamente le cose che ha detto il consigliere Di Perna dobbiamo dare per buono, che le cose stanno così, perché manca peraltro l'altra parte, che non, non che non l'abbiamo invitata, che non vuole venire, non vogliono venire, e quindi, quindi diamo per scontato, né, né qualcuno potrà dire mai qualcosa, perché se noi invitiamo e non vengono, quindi la colpa... immagino che sarebbe stato veramente complicato smentire le attestazioni dei, dei funzionari responsabili dei settori. Senti, che cosa stanno facendo questi? Niente. Ma per quanto mi riguarda... Niente, cioè, Mola, siamo andati alle elezioni a giugno, da giugno a, a ottobre, ormai siamo a ottobre, niente. Per quanto mi riguarda... Tu nei primi mesi... Sì, a me... Nei primi mesi hai fatto qualcosa quando... Sei ma stato... mi limito a dire che in un mese abbiamo portato per due volte il progetto di Caracappa, che oggi è un'opera realizzata che tutti possono vedere,
e che è stato anche oggetto in campagna elettorale da parte di qualche buontempone di insinuare no, ma quello è un progetto che stava già e che hanno solo portato avanti, un'altra di quelle calunnie inventate di sana pianta, perché quel progetto ce lo siamo inventati in un mese scarso, tanto è vero che dalla elezione mia all'insediamento del Consiglio io avevo già da solo cominciato a lavorare su quel progetto e con gli uffici ovviamente, e nel primo mese di giugno lo portammo due volte in Consiglio, oltre a tutte le attività per arrivare a una transazione sul contenzioso dell'ex municipio, che lì trovammo due contenziosi, uno amministrativo e uno penale. Voglio dire, probabilmente siamo stati poco felici nella informazione, nella diffusione delle informazioni, ma questo non ha importanza oggi e fa, come dire, acqua passata. Quindi non macina più. In quattro mesi hai fatto, ti ricordi, hai fatto tante cose, hai portato in Consiglio. Figuriamoci. Questi non hanno, cioè, che sì, non hanno fatto niente, ma non hanno fatto delibere, niente. Le attività, come dire, le attività di una pubblica amministrazione poi alla fine si esplicitano proprio attraverso degli atti amministrativi. Io fino ad oggi ho visto gli atti dovuti. Oggi hanno approvato lo schema di convenzione, che peraltro è di un finanziamento che grazie a Dio è uno dei due progetti che ho presentato sempre io sulla Montessori e sul prolungamento di Via Fiume, e quindi il finanziamento di 1 milione di euro è sempre quello che io ho lasciato in eredità all'amministrazione. Però siccome non è che io, un amministratore lavora per l'eredità di altri amministratori, lavora per l'eredità alla cittadinanza, alla popolazione, siamo orgogliosi di averlo fatto, siamo assolutamente soddisfatti, mi auguro che, voglio dire, non perdano queste opportunità, queste occasioni che gli abbiamo lasciato. Dopodiché io non ho memoria, posso intercettare soltanto un fermo assoluto sulle manutenzioni delle scuole. Da quando siamo andati via a maggio, gli ultimi lavori fatti nelle scuole di Mola, non si è battuto più un chiodo, ma nel vero senso della parola, cioè neanche una tinteggiatura. Quando perdi l'occasione dell'estate, mi viene da dire, quando li fai i lavori? Se poi dovessimo aggiungere la mensa scolastica, che non parte, e anche su questo, su queste cose che si misura la... Ma i cittadini si rendono conto, secondo te, perché dobbiamo andare veloce, da fare certe domande. I cittadini si stanno rendendo conto che questa amministrazione non funziona. Certamente. Secondo te? Ma voi immaginate che se si va sempre con questo disco, non abbiamo trovato i soldi. Ma è ridicolo. È ridicolo sentire un'affermazione del genere da parte di un amministratore. Per me è ridicolo. Perché significa sovvertire le regole. È l'amministratore che deve trovare i soldi. Deve decidere le entrate e sulla scorta delle entrate che decide decidere poi quali attività svolgere, quali spese fare. Allora, quando si punta il dito, noi lo abbiamo addirittura sollevato in occasione proprio dell'approvazione del bilancio di previsione, che mancavano le somme. Nell'ultimo consiglio addirittura si cercò di giustificare dicendo che addirittura è capitato in altre occasioni che è iniziata la mensa a gennaio. Non è vero, perché lo posso certificare. Nel 2012 è iniziata il 19 di novembre per questioni legate alle gare, nel 2013 è iniziata il 14 di ottobre, il 2014 è iniziata il 6 di ottobre. Quest'anno quando dovrebbe cominciare? Non si sa. Se non fanno nulla ad anno nuovo, cioè a gennaio. A gennaio, se non fanno nulla. Se invece riescono in qualche maniera, anche lì, in un sussulto d'orgoglio,
in fase di assestamento a rivedere un po' la ripartizione delle somme, può darsi anche che a dicembre possano, no, partire con qualche servizio. Senti Stefano, stiamo andando verso la conclusione, rimpianti? Personalmente no, l'unica cosa che all'attenzione di quello che sta avvenendo. Beh, i rimpianti non devono esserci da parte mia, io li registro, devo essere onesto, da parte di chi in qualche maniera, in maniera abbastanza affrettata, frettolosa, ha deciso per un cambiamento. Non è quello il problema. Se il cambiamento fosse stato in positivo, beh, voglio dire, anche noi avremmo preso atto, avremmo svolto il nostro ruolo di opposizione, cercando di dare il nostro contributo come abbiamo sempre fatto. Il vero problema è che qui, e come suol dirsi, per la stragrande maggioranza, siamo passati, come suol dirsi, dalla padella alla brace, no? Noi abbiamo commesso degli errori, non ho vergogna a ribadirlo, non sono preoccupato. Ma il nostro unico errore non è stato nel non aver lavorato adeguatamente, no, noi abbiamo lavorato tantissimo e sono pronto ancora oggi a lanciare le sfide, perché quello che abbiamo fatto in questi 5 anni difficilmente potrà essere eguagliato. Non lo abbiamo saputo comunicare, quello sì, è stato un nostro errore. E vuol dire che siamo più bravi a lavorare che a comunicare, pazienza. Ma tu pensi che non hai pagato lo scotto che oggi purtroppo nella mentalità le persone ce l'hanno con i politici? Tu sei un politico di vecchia data. Beh, guarda, Donato... Quindi volevi cambiare anche perché no, in genere... No, noi non abbiamo... Allora, fosse stata bocciata una gestione amministrativa, non voglio fare gli esempi del passato, le percentuali di scostamento sarebbero state ben più, no, evidenti. Qui ci sono poche centinaia di voti che da parte di alcuni particolarmente interessati hanno fatto la differenza, ma voglio dire, uno deve avere il coraggio di prendere così le cose come vengono, no? Non è che ci dobbiamo stare ad agitare. Quello è quello che, sia pur in misura minima, ha voluto il popolo molese, e ne prendiamo atto. E tutto sommato per te in questi mesi quasi una rivincita, stai dicendo, beh, tutto sommato io ve l'avevo detto, certo, era una rivincita. Volevo soltanto un attimo interrompere, siccome mi sono arrivate delle chiamate, e volevo dire che non è che il sindaco di Penna abbiamo solo invitato, abbiamo invitato anche la maggioranza, ma non si è presentato, volevo che lo dicevi, perché molte persone mi hanno contattato. No, io ho invitato quelli della maggioranza, niente, per vari problemi alcuni non potevano venire. Comunque io ho invitato più volte anche il sindaco a confrontarsi, ma lui mi ha detto che per il momento non è intenzionato, e se capiterà di fare una trasmissione la vuol fare da solo, non con la presenza della parte avversa. Quindi comunque io mi auguro che la minoranza venga. Viva la democrazia. Cioè, chi vuole venire, io lo dico poi, lo ripeto, chi vuole venire venga. Cioè, noi siamo qui, chiunque vuole venire, potremmo fare la trasmissione, chiunque, dico, anche i consiglieri comunali, quelli che vengono, l'ho detto già la volta scorsa, non vuole essere, quelli che prendono i gettoni di presenza, sia in consiglio comunale, sia nelle commissioni, però poi non dicono neanche una parola, perché in consiglio comunale chi è che parla? Nicola, tu che riprendi? Due persone di maggioranza, che sarebbero Belotanda e Vesilio. Sempre a Belotanda e Vesilio. E gli altri non parlano mai. No. Sei di opposizione. E invece quelli dell'opposizione parlano tutti e sei. Sì. Quelli della maggioranza sono stati votati, ma scusate, ma perché non parlate? Non sono capace. Io li vorrei avere qui, magari vengono. Quindi consiglieri di maggioranza, se volete venire a fare una trasmissione, mi contattate. Io vi do tutto lo spazio che volete. Come l'abbiamo dato... Come l'abbiamo dato a Giangrazio Di Rutigliano quando lui era sindaco di Mola, che ha avuto tanto spazio. Adesso che invece è sindaco, rifiuta questo spazio. Va bene. È una cosa che ho detto, io non accetto, perché stiamo tornando indietro
veramente che stiamo tornando indietro di tanti anni a Mura. Allora, questa situazione bisogna cambiare, non è che possiamo rassegnarci. Quindi il prossimo, siamo verso la conclusione, queste dimissioni saranno discusse in un apposito consiglio comunale. Consiglio che benissimo. Il presidente ha già onestamente corretto. E quindi là vedremo se, atto, se qualcuno da anche tipo, noi io voglio sentire, li ho invitati, spero la prossima volta, di avere Desilio e Alberotanza e di sentire loro che cosa vogliono fare, qual è la loro intenzione, quella di sostenere, anche se non sono molto d'accordo su come stanno andando le cose, perché si sono espressi in consiglio comunale e non condividono né l'atteggiamento del sindaco né quello che Desilio, poi abbastanza critico, ma perché non ha avuto quello che voleva, oppure perché secondo te, guardate, non lo chiedete a noi, no, perché voglio dire, qualsiasi cosa lo chiederemo a lui, diciamo, è ovviamente oggetto di commento. Allora è evidente che quando io dicevo, sempre rispondendo a una tua domanda, ma tu speri? No, io non spero. Qui ognuno di noi ha una coscienza, ha una dignità, ha una propria morale. Adesso vedremo. Allora, in altri termini, adesso interpreto vedremo. Io non posso, caro sindaco e assessori, se voi ritenete che non siete all'altezza, è inutile che aspettate 5 anni per portare Mola. Insomma, se qualcuno si preoccupa, non sono candidato, no, sia chiaro. E voglio dire, e voi consiglieri di maggioranza, che siete così critici, se nel momento in cui vi rendete conto che non è possibile migliorare la situazione, staccate la spina, pazienza, andremo di nuovo a votare, pazienza, però meglio andare a votare un'altra volta, come sta succedendo a Roma. Voglio dire, se è successo per Marino, che tutti consideravano essere una delle persone più oneste e preparate del Partito Democratico, e poi abbiamo visto che hanno rubato pure sulle scene, figuriamoci, doveva finire l'onestà, no? Si ruba pure sulle cene. Da questo punto di vista io vorrei dire, noi non stiamo, in questa fattispecie, voglio dire, non stiamo parlando di onestà materiale. No. Abbiamo detto che parlando di capacità. Onestà morale, sì, io sto parlando di onestà morale. No, ma noi abbiamo sempre detto, lo ripetiamo, che sia chiaro, io abbiamo sempre detto che il sindaco in carico, sicuramente sarà un bravo ragazzo, una brava persona, tutti lo riconoscono, come anche gli assessori, però giustamente, non avendo mai ricoperto alcun incarico di consigliere comunale o di assessore, ritrovarsi all'improvviso a fare il sindaco sicuramente può avere difficoltà, lui come gli assessori che sono alla prima esperienza, ed è chiaro, è normale, quindi ci vuole un periodo di rodaggio. Secondo te, dopo un periodo di rodaggio, questi potrebbero riprendere la situazione? Secondo me no. È una mia opinione. A Mola gli anziani, voi sapete che io faccio spesso riferimento a queste esperienze di vita, no? Avevano coniato un detto, caiavo frosce lo scopano, ma questo si usava a dire quando l'entusiasmo ti portava nei primi periodi, no? L'entusiasmo e la voglia di dimostrare ti portavano a lavorare 24 ore al giorno, volevi realizzare, e che col tempo quelle 24 ore cominciavano a diventare 23, 22, 21, fino a quando poi anche la stanchezza prendeva il sopravvento. Se questi all'inizio sono passati 4 mesi e non perché noi stasera abbiamo parlato di alcune cose, ma entrando nel merito di alcune questioni che stanno ancora lì. Ma voi immaginate che il PRU non si riesce a capire, è stata fatta la consegna dei lavori ancora durante la mia amministrazione, gli ultimi giorni, sembrava che si sbloccavano i cantieri per le elezioni. Ora mi dovrei domandare, si superano le elezioni e si fermano i cantieri? Ci sono cantieri che non vanno avanti.
Una domanda la faccio io. Dopo 4 mesi vogliamo capire perché. Beh, questo è il lavoro, peraltro, questo è una cosa importante, cioè voglio dire, non possiamo giocare su queste cose. Questa polizza è stata consegnata o no? Questa polizza che avete, che hanno detto l'hanno consegnata, tu devi accettarti o meno. Io onestamente oggi non sono andato. Fino a ieri no. Fino a ieri no. Ebbene, forse si riferisce alla polizza che... di Usoria per il PIRT di Cerulli, che è stato oggetto di discussione in consiglio, e che in quella circostanza, giovedì, l'assessore disse: domani vado a portarla in regione. E gli dimostrai che il giorno dopo non potevi andare a consegnare. Quindi si persevera o ad inventarsi le soluzioni per dare una risposta al momento, o addirittura devo pensare che è ancora più grave la situazione, non si conoscono le procedure. E gli feci notare che non si poteva consegnare la polizza se non facevi prima una determina di impegno, perché questo è quello che la legge prescrive. Questo è quello che la legge ti obbliga come ente pubblico, come ente locale. Il privato va, tira fuori i soldi dalla tasca e paga. Il comune non può pagare così, deve fare una determina di impegno. Un attimo di pubblicità, poi saluti. Abbiamo, diciamo, quasi concluso questa trasmissione, siamo veramente ai saluti finali. Che cosa ci dobbiamo augurare, Stefano, per il bene di Mona? Che noi parliamo perché vogliamo bene a Mona, speriamo che Mona diventi sempre più bella, che ci sia lavoro a Mona, che ci sia possibilità di rimanere a Mona, di non andare via da Mona. Molte volte non ci si rende conto che anche leggere un sindaco, leggere una maggioranza, leggere i consiglieri comunali, bisogna stare attenti, perché poi paghiamo le conseguenze. Allora, che cosa ci dobbiamo augurare per Mona, sinceramente? Al di là del fatto che tu stai all'opposizione, che quindi ti auguri che questi vadano via, che tu possa, ma tu dico che dalla tua parte possa non ritornare. Deve essere questo il messaggio, no Donato? No, che permettimi cosa... non è questo il messaggio. Mi sono sforzato, forse non tanto ci sono riuscito. Il problema non è una maggioranza di una parte rispetto all'altra. Se volete, ho detto, io non sono interessato, no, personalmente, ad altri. Perciò dico, che cosa ci auguriamo? Che cosa ci auguriamo? Che Mola venga amministrata da persone che sanno cosa significa amministrare. Perché amministrare non è solo, come si è voluto far credere, ascoltare, come se in passato non si ascoltava. Il problema è che dopo aver ascoltato, devi essere in grado poi immediatamente di fare delle valutazioni e decidere. Se noi per ogni cosa che dobbiamo affrontare ci dobbiamo prendere, fino ad oggi sono trascorsi 4 mesi, ma certe risposte che non abbiamo affrontato non sono ancora arrivate. Hanno detto su alcune iniziative che noi avevamo preso per risolvere, per esempio, la questione dei lotti misti, ad una cooperativa che non trovava l'accordo, ad un'altra cooperativa che aveva altro tipo di problematiche, noi avevamo trovato una soluzione. Io non ho mai detto che quella soluzione la devi condividere obbligatoriamente. Noi abbiamo fatto delle valutazioni e avevamo trovato una soluzione. Loro hanno detto che non gli va bene. Non è un problema mio, ma non si può dopo 4 mesi ancora rimanere in attesa della soluzione. Non ti va bene, benissimo, ma ci devi dire che cosa intendi fare. Come intendi procedere? Ma non perché lo dico io, perché fino a ieri sera noi abbiamo ascoltato i soci delle cooperative, ed è questo quello che hanno chiesto a gran voce. E soprattutto la tempistica, perché non possono rimanere nell'incertezza. Vi faremo sapere.
Questa è stata anche la risposta di ieri sera. Abbiamo ascoltato, riproporremo all'amministrazione e vi faremo sapere. E fino a quanto si può? Cioè, non è neanche vero quello che qualcuno voleva far credere. Voi conoscevate la questione, sì, ma quando noi siamo stati coinvolti ufficialmente, è passato un mese e mezzo da quando siamo stati coinvolti dalle cooperative per trovare una soluzione diversa, perché l'accordo loro non lo trovano. E noi una nostra soluzione l'abbiamo trovata. Questo è quello che voglio significare. Però voglio dire, molte volte anche i cittadini, se non sono contenti, si possono anche mobilitare, possono andare anche sotto il comune e chiedere le dimissioni di questa giunta. È successo a Roma, i cittadini sono andati sotto il Campidoglio, grazie anche a questa spinta Marino ha capito che se ne doveva andare, se no Marino non se ne andava nonostante avesse fatto quelle cose un po' particolari. Anche se lì c'è stato, c'è stato un partito che ha avuto un grande senso di responsabilità, che gliel'ha fatto capire, che si è spezzato il rapporto con la città. Non era un fatto nei riguardi della persona, perché io sono il primo, lo dico e non ho vergogna. Io sono convinto che Marino, con tutte le accuse che gli hanno mosso, non c'entra proprio niente. Forse ha inciso più il viaggio a Filadelfia, il fatto che si è imbucato col Papa, il fatto che si è entrato in polemica col Papa. Forse ha inciso più quello nell'opinione pubblica, che non la fattura, perché tanto verrà fuori che quelle sono firme false che qualcuno ha messo per fregare pure alle spalle di Marino, perché può accadere, non lo giustifico, che sia chiaro, ma può accadere, perché non è che puoi tenere adesso tutto quanto Marino, ma per quello la mobilitazione lì c'è stato un partito che ha preso il coraggio a due mani e ha detto che qua si è rotto proprio il rapporto fiduciario con la cittadinanza. E quindi tu aspetti che anche il Partito Democratico dica a Mola basta, chiudiamo perché con il Partito Democratico. Perché il Partito Democratico? Perché non un altro partito? E dove sta il partito? Perché ricordiamo che ci sono altri partiti. Quali sono i partiti nella maggioranza? Ci sta tutto il Progetto Mola, sono tutti i moderati, le liste civiche, sono fatti di persone, e anche loro. Sì, ma io i cittadini che si sentono non ben rappresentati potrebbero andare. Ci vuole due persone, ci sono candidati e due stanno. Potrebbero andare anche a protestare sotto il comune, no? Cioè, voglio dire, non farò nessuna istigazione. I cittadini si devono mobilitare, ecco, questo voglio dire. I cittadini che hanno votato in una certa maniera devono poter andare, specialmente se hanno votato questi rappresentanti, e chiedere loro il conto, o no? Mi pare che sia un fatto democratico. La cosa peggiore invece è disinteressarsi, capito? Lasciare ai soldi del Consiglio Comunale di dire due chiacchiere. Meno male che noi mandiamo in onda. Poi anche su queste questioni voglio dire, esistono le tifoserie. Esistono. Ma io non voglio fare. Ma comunque le tifoserie non. Comunque noi riprendiamo, voi queste cose, quello che avviene nel Consiglio Comunale, al di là delle operazioni. Noi riprendiamo, non scriviamo. Ecco, noi riprendiamo, queste cose che stiamo dicendo non è che le stiamo dicendo perché noi abbiamo delle idee. Uno basta che vede i consigli comunali, si rende conto di qual è la situazione attuale che stiamo vivendo, al di là delle opinioni che possa avere io, che può avere Stefano Di Perna, che ringrazio per essere comunque venuto, e ci auguriamo che qualcosa possa cambiare, ma voglio dire, non per noi ma per Mola, perché alla fine è Mola che deve trarre beneficio dalla nostra attività. Sì, posso ringraziare io voi? Io ho avuto modo di esprimere già questa opinione in campagna elettorale. Qualcuno all'epoca mi disse anche prima rifiutano il confronto
quindi la trasmissione non si può fare. No, permettetemi di dissentire. Anzi, quando si invitano, io non ho mai detto non posso venire, non fate la trasmissione. Se non posso venire, la trasmissione si deve fare. Deve venire un altro al posto mio o al posto di un altro invitato, perché stasera sono stato invitato io, in altri momenti verranno altri dei miei colleghi, no? Perché stasera mi hanno detto che erano impegnati chi in commissione, chi in altre attività, e allora hanno mandato me. Però, voglio dire, la trasmissione si deve fare con chi si presenta, perché altrimenti è un gioco subdolo quello che qualcuno vuole fare, perché in quel caso si può dire tutto il contrario di tutto in maniera tale che senza contraddittorio non si può essere smentiti. Invece il confronto pone, come dire, la bilancia dell'equilibrio. Uno può dire una cosa, l'altro eventualmente la può condividere, la può smentire o viceversa. E quindi questo è quello che deve permettere alla nostra comunità veramente di essere informata, e non con i comizietti che si possono fare da soli, perché anche stasera è chiaro che ho parlato e può apparire il comizietto, ma io non sono interessato al comizietto, io sono interessato a far conoscere gli eventi, i fatti, i problemi e soprattutto gli accadimenti al comune di Mola. Se ci fosse stato qualche altro, avrebbe potuto dire se io ho detto qualcosa di più o certo, qualcosa certo. Di meno. Io sono per i confronti, mi auguro che si e possano... E quindi grazie si per possano... quello che continuate a fare come speriamo. Organo di informazione. Speriamo di poterlo fare, però per fare un confronto ci vogliono le due parti, come per un matrimonio. Ci vogliono sempre due persone, non da soli, non ci si sposa da soli, ci vogliono sempre le due persone. Io gli voglio fare i confronti, però molte volte, mai come in questo periodo, lo ripeto, abbiamo fatto radio, televisione analogica, televisione, io non mi sono mai trovato nella situazione che sto vivendo in questi ultimi mesi. Veramente, lo devo dire, quindi non solo quelli che fanno politica, ma anche come organi di informazione, noi non ci siamo mai trovati in questa situazione, perché io non ho mai avuto una risposta negativa da qualcuno, perché quando si invita qualcuno a una trasmissione uno si deve presentare, deve venire, perché e ne deve pensare. Facciamolo in modo ufficiale, invitiamolo in modo ufficiale. Farò gli inviti, eppure non scriverò gli inviti e poi così voglio vedere, perché assolutamente non poi possiamo accettare che queste persone che ci governano, che prendono il gettone di presenza, che vengono pagati da noi, noi invece non siamo pagati da nessuno, questi si prendono il lusso di non venire alle trasmissioni, ma non esiste proprio, quindi noi insisteremo perché vogliamo che ci siano i confronti, così come da 40 anni a questa parte ci sono sempre stati. Si è lamentato il sindaco perché alcune cooperative hanno mandato la comunicazione di una loro no obiezione agli organi di informazione. Ha detto che cosa è? Sì. Dovete interloquire con noi, non serve. Cioè, per dire che c'è una visione strana, c'è una visione particolare. Ma la diretta la facciamo meglio noi del comune. E cosa? La diretta la facciamo meglio noi del comune. Sì, noi abbiamo fatto la diretta dei consigli comunali, quindi da questo punto di vista potete seguire. Bene, dobbiamo chiudere, siamo andati 8, mi pare, grazie anche a quelli. Agli sponsor, grazie a quelli che. Di Puglio Pescatore, Telica, Mangiolino. Domani, già noi stasera siamo in diretta, ma domani, da domani sera, voi potrete andare e seguire questa trasmissione ogni volta che vorrete, perché sul web è così, rimane lì filmato, quindi si può vedere.